Buonasera. Buonasera, ma voi siete dei fedelissimi. Dunque, che piacere. Le vostre prime impressioni, siamo i raccoglitori delle vostre prime impressioni, vi aspettiamo sempre in anticipo. Noi, detto a denti stretti, a bassa voce, ci siamo complimentati con la direttrice per questa location che ci ha offerto, per la qualità dei reperti, possibilmente eccezionali, soprattutto per il layout. Anche i bimbetti delle scuole elementari, mi consente questo dono, possono passeggiare e comprendere con questa serie di video, con queste grandi immagini cartelloni. Può sembrare una cosa semplicistica, un corridoio con quattro vetrine, mentre salto da una vetrina all'altra devo tornare in. Beh, la cosa sorprendente è che tutti questi magnifici reperti non vengono da molto lontano, cioè appartengono al Con nostro grande territorio, orgoglio, la direttrice. appartengono al polo, vengono quello di fronte a noi, viene da Montesarchio e ci parla di Annibale come il novello Alessandro, poi vengono dal Man, anzi la corazza, la cosiddetta corazza di Annibale, è un parallelo di quell'opera che è al Museo del Bardo di Tunisi, Giusto quindi qua, sì. ecco. Come pure è fantastica la statuetta di terracotta che è il logo della nostra mostra che rappresenta dopo Pirro quella che era una macchina di guerra insolita, appunto un elefante. La cosa interessante è che però Annibale, che era un grande stratega specializzato nell'arte della guerra, generò anche in un certo senso un'arte, delle opere d'arte come il suo famoso ritratto che è al Quirinale e tutta questa serie di opere che vediamo qui. Però in realtà la mostra si sviluppa su due temi, perché uno è Annibale e l'altro è Capua, quindi il contesto è quello nostro, un contesto che ci fa capire di questa La città. divisione quasi geografica della pavimentazione di questo straordinario ambiente ce la porge gradualmente, prima all'introduzione e poi alla città e poi ad Annibale nella seconda Certo, parte, poi addirittura. nella terza parte troviamo ancora. Addirittura Capua, che era così orgogliosa che voleva competere con Roma, che era una città prospera, una città con campi di rose, ma anche con una produzione di metalli tale da produrre oreficerie fantastiche, ma anche urne cinerarie. Ne abbiamo esempi. E poi anche esempi di ritrattistica addirittura. Riusciamo a vedere con le opere del Museo dell'Antica Capua come erano i cittadini di allora. E devo dire che sono anche di una grande modernità queste opere. Sarebbero piaciute a uno scultore come Arturo Martini, no? La mostra rimarrà fino ad ottobre aperta, lo diciamo ai nostri lettori della provincia di Napoli, Costiera Amalfitana, Costiera Sorrentina. Non possiamo fare altro che complimentarci, direttrice. Dietro di voi stiamo vedendo delle cose Grazie. straordinarie, sempre più Noi saltiamo da una location all'altra. speriamo che anche con la diffusione che voi date, riusciate a portare un pubblico di giovani, Questo ci auguriamo, quello di. perché tutti gli apparati didattici servono a farci apprezzare Annibale come un autore contemporaneo alla portata, speriamo, delle ultimissime Infatti, non vuole generazioni. apparire una scoperta, ma vuole essere una grande conferma. La ringrazio di cuore. Voi.